Quando c'è stata la ritirata di Caporetto, da queste penne, da questo inchiostro che loro contenevano, è stato scritto l'ordine ritirarsi, ritirata repentina dalla Tofana e dalla Baincizza. È una storia di umiliazione, violenza e morte, quella che accomuna questi due calamai. Oggetti semplici quanto esclusivi del corredo assegnato agli ufficiali del Regio Esercito Italiano. Ma soprattutto oggetti che raccontano due luoghi distanti tra di loro, quanto vicini nel momento più buio della Grande Guerra, la ritirata di Caporetto. Ecco perché sono i calamai della disfatta, abbandonati dai comandanti nel ripiegamento verso il Piave. Sono italiani, sono i due gemelli, io li chiamo. Quanti dispacci vergati da questi pennini originali con inchiostro di questi calamai. Comunicazioni tecniche, ma anche ordini tremendi, come gli assalti all'Arma Bianca o le decimazioni ordinate dal capo di Stato Maggiore per sedare le ribellioni in trincea. Questo austriaco che è firmato, addirittura è scritto Vienna. Non un calamaio qualsiasi, ma stampato con delle scanalature predisposte per non dover tenere il pennino costantemente nell'inchiostro. Decisamente diverso da quello italiano, molto più spartano e con molte imperfezioni che lo rendono differente l'uno dall'altro. E allora anche qui si capisce quanto la forza d'animo degli italiani abbia fatto la differenza nella Grande Guerra. Capacità di colmare l'arretratezza tecnologica, ma anche l'insensatezza di molte scelte dei vertici militari sconfitti con quella tragica ritirata. Ma anche forza d'animo, che ancora oggi ricordiamo citando la linea del Piave. Oggetti di ieri che possono insegnare ancora qualcosa oggi.